di tutto vi faccio tantissimissimissimi auguri di buon anno, che sia un buon 2019, prima la salute e poi anche una botta di culo che non ci farebbe schifo, come dico sempre, vero? Spero che abbiate passato delle buone feste, tranquilli sereni, proprio siete stati bene. Io, lo sapete, non vado a molle feste, però devo dire che sono andate bene. Non mi sono riposata un Kaiser, ma quelle sono barbagianate. Inizio l'anno, perché è il primo video che faccio nel nuovo anno, con i miei primi acquistini da Flaming Tiger, che poi no, fatemi sapere se è la stessa cosa di Tiger, perché sono poco pratica, ed è C&M, che hanno aperto la corte, io non ero ancora andata, cioè, ma sacrilegio. Da Tiger speravo di, cioè, non speravo, cioè, mi aspettavo di trovare delle cosettine diverse, però in effetti eravamo nel periodo natalizio, quindi tutto era tema natalizio, però conto di riandarci perché sicuramente poi cambieranno anche le cosette. Iniziamo subito con Tiger, proprio piccoli, cioè proprio mini ore, però sono troppo contenta. Quindi tada, svuoto tutte le cosine, così poi non facciamo baccano con la busta. Ho preso anche 10 barie. C'è un sacco di dolcetti, c'è il paese dei balocchi, favoloso, però non li ho presi, stata brava. Allora, da Tiger 17,20 euro, tengo qua perché non mi ricordo tutti i prezzi, ho preso due cosettine per soffi troppo belline da colorare, ovvero questa non è proprio una lavagnetta, però come la chiamo in italiano? Disegno fai da te con pittura 3D. Comunque questo qua, guardate che è tipo una lavagnetta, c'è il teschio, e quindi con questi tre colori in 3D poi vai di sbizzarrimento di fantasia e l'andrà poi a decorare come più le piace. Questa 1 euro, troppo bellina. Poi sempre per soffi, uno di questi quadernini da colorare, eccolo qua, non è proprio un quadernino, è un libro, dice libro, sì, da colorare, eccolo qua, Bo coloring book, 30 pagine, adesso ve le faccio vedere al volo, ecco qua, troppo carina, voleva, detto mamma se c'è questa sì, prendo questo qua, abbiamo cercato, c'era, e ha giudicato questo qua, troppo bellino, questo 2 euro, se non ricordo male, sì, 2 euro. Poi ho preso per la cucina il timer all'ovetto, questo 3 euro, molto bellino, nero e molto elegante, eccolo qua. Quindi la semplicità più semplice. Poi le due cibarie. Allora, uno l'ho scelto soffi e sono questi Mesh Chips Corn Snack. Allora, vediamo. Snack di mais, spero che si veda. Snack di mais al gusto di formaggio. Quindi questi qua che dovrebbero venire 1 euro, sì, 1 euro. E poi questi piccanti chili Snack Chili Puffs. Eccoli qua, anche questi 1 euro, e lì, allora vediamo se lo becco, snack di riso piccante Thai, mi gusta piccante, quindi sono curiosa di provarli. Poi ho preso due cosine cartopazze, infatti questi a tema natalizio, guardate che carino, però non li avevo mai visti, quando li ho trovati ho detto che carini, me li prendo, e sono i glitter tape, quindi washi tape tutti glitterati, che carini, guardate, questi 3 euro. Troppo carini. E invece questi due a tema spaziale, sempre due washi tape, questi due ad 1 euro. E ho scelto questo qua con i pianeti, detto qua, dello spazio molto bellino. E poi questi con gli alieni simpaticissimi, guardate, che carini. Che carini. Amore, troppo bellini. E poi una cosa per me, perché ho il buon proposito di riprendere a mangiare bene, cioè non che mangio male, però insomma ci sta portando un po' troppo dentro con i dolcetti. Poi siccome siamo ancora un po' incasinati con le cosettine da sistemare in casa, non ho la possibilità di mettere il DVD di Pilates, però voglio riprendere, e quindi ho acquistato questo a 5 euro, ovvero, come la chiama? Semplicemente corda, credo. Elastico per allenamento con maniglie, e quindi mi sono presa questa qua. La apriamo insieme, perché non l'avevo ancora aperta. Mi sono... Guarda che scema, prendi un coltello, magari sto facendo un casino, molto bene, che rientro spettacolare, proprio professional come il mio solito. Eccolo qua, è fucsia, come in foto, sì, eccolo qui, con le manigliette, quindi con questo posso fare gli esercizi per le braccia, per i glutei, per le gambe, quindi ci voglio ridare sotto. Poi da H&M invece ho
ho preso tutte cosettine per la mia principessa e ho speso 18,90 euro, tutto in saldo. E poi lo sapete che io faccio un po' di capatine, non vado subito per acquistare le cosettine con i saldi, però queste erano veramente carinissime, gliele ho prese, tada, la busta, perché sono i miei primi io e le mie ossessioni. Molto bene, allora, questo maglioncino veniva a 9,99, scontato a 3,99, è morbidoso, calduccioso, bellissimo, guardate, con i gattini, mon ami, ma non è un amore, è troppo bellino. Poi un altro maglioncino, però questo è un po' più leggero, carinissimo, anche questo 9,99, scontato a 3,99, invece questo è a righe semplici bianche e nere con il papioncino su un lato, guardate che carino, troppo bellino anche questo. E poi ta-na-na-na, siete pronti? Questo veniva a 14,99, scontato 5,99, è spettacolare, dire poco, meraviglia, meraviglia, se l'avete trovato anche per me, me lo sarei preso. Poi questo invece l'ha visto subito appena entrato, ha detto che carino, mamma, questo veniva a 4,99, scontato a 2 euro, è una maglia semplice però con le streghette, vedete? Bella, troppo carino, simpaticissima. Ed infine mi hanno anche regalato le brucce, che carine, senza che gliele domandassi. Io ormai non le chiedo quasi più perché tanto mi dicono no, non fa, invece è carina, tra le voi le brucce, oh sì, grazie, quindi molto molto carina. E poi un paio di leggings, anche questi proprio semplici, li ho presi da battaglia per casa perché sono un po' felpatini all'interno, e questi venivano 7,99, scontati 2,99, sono a righine rosa e blu, proprio la semplicità. Però insomma sembrano calducci perché hanno un po' di felpatino, quindi per stare a casa oppure insomma da tutti i giorni così le calucce. Molte grazie, ma non sta più vicinando, no. Bah, sarà l'umido perché qua c'è sempre un botto di umido. Ecco qui, e questa era l'ultima acquistina, proprio poche cosine, proprio veloce veloce però carine, sono molto 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 contenta e non vedo l'ora di fare qualche altro dannino, ecco diciamo così. Ecco qua, poche cose appunto, spero di avervi tenuto un po' di compagnia, come vi dico sempre, mi fa sempre tanto tanto piacere se ci riesco, fatemi sapere che pensate di questi mini acquistini, io vi mando tanti tanti super baciottissimi e se vi va ci vediamo al prossimo, ciao!